Siamo col dottor Marco Tortorici per una ennesima, diciamo così, iniziativa sul territorio, questa volta un'iniziativa culturale legata alla figura di Salvo d'Acquisto, legata alla figura delle scuole e quindi dei ragazzi che crescono. Insomma, cosa c'è dietro questa iniziativa? Allora, abbiamo portato a compimento il nostro intendimento di voler svolgere la nostra attività in chiave sociale, ovvero alla fine del primo anno, oggi festeggiamo il primo anno di attività, abbiamo fatto in modo che il 10% degli utili venisse destinato a iniziative che promuovessero il nostro territorio. Il nostro interesse è stato canalizzato nei confronti di una richiesta fatta dalle docenti della biblioteca Salvo d'Acquisto, che è una biblioteca dell'Istituto Comprensivo Torre in Pietra, le quali chiedevano aiuto per poter implementare la ricchezza dei loro testi. E quindi proprio in questo giorno, volendo dare nuova vita a Salvo e fare in modo che un ragazzo di 22 anni, morto proprio oggi nel 1943, possa far sì che il proprio esempio diventi motore per le nuove leve, abbiamo pensato di regalare questi libri alla biblioteca intestata appunto a lui, per fare sì che questo nome non cada nel dimenticatoio e sia un esempio per i ragazzi del domani. Non è un caso che anche la farmacia sia intitolata a Salvo d'Acquisto? Sì. Proprio oggi il comandante interregionale elencava quante cose sono intitolate a Salvo d'Acquisto, centinaia di piazze e di scuole, ma questa è l'unica attività di impresa privata dedicata a lui, grazie al consenso del fratello professor Alessandro d'Acquisto, che ravvedendo nella nostra attività uno spirito sociale ci ha concesso l'onore di poter intitolare la farmacia a suo fratello Salvo.